Gergent, I piccoli del Val d'Atragas, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, Fabaria Folk di Favara e Erbessus di Grotte. Sono questi gruppi folk agrigentini che parteciperanno alla 18ª edizione del Festival Internazionale I Bambini del Mondo, che anche quest'anno farà da apripista alla festa del Mandorlo in Fiore. Ci sarà anche il folklore locale, dunque, tra i piccoli che mostreranno le tradizioni delle proprie terre così distanti fra loro. Sì, perché ai gruppi agrigentini, fanno sapere il presidente dell'AIFA, l'associazione che organizza la manifestazione, Luca Crescenzo, e Giovanni Di Maida, presidente del festival, vanno ad aggiungersi anche 8 gruppi folk internazionali, provenienti da India, Costa Rica, Georgia, Lituania, Kazakistan, Slovacchia, Russia e Repubblica di Kalmukkia. Ma i partecipanti non finiscono qui. Per la sfilata di domenica 4 marzo si prevede anche il contributo dei gruppi Lipiados di Licata, Sicilia Nucori di Campofranco in provincia di Caltanissetta e i Giovani del Castello di Vicari in provincia di Palermo. Tutti insieme, con l'aggiunta di decine di gruppi di scolaresche provenienti da diversi istituti scolastici della provincia di Agrigento e di diverse città della Sicilia, daranno vita sabato 3 marzo, ore 10:30, alla passeggiata della pace e della fratellanza lungo la via sacra nella Valle dei Templi di Agrigento, che sancisce l'inizio ufficiale del 73esimo Mandorlo in Fiore. Alle ore 12, presso il Tempio di Giunone, la prima esibizione degli 8 gruppi internazionali. Quest'anno, a ricordare Claudio Crescenzo, il papà dei bambini del mondo, prematuramente scomparso, saranno due eccezionali artisti, Antonella Ruggero e Francesco Buzzurro. Lo faranno nel corso della cerimonia di consegna del premio Claudio Crescenzo in programma al Palacongressi domenica 4 marzo, ore 20:30.